Ciao a tutte ragazze e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale e tutta al femminile. Oggi ho la fortuna di essere qui con Luciana De Laurentiis, Senior Manager of Internal Communication per Fastweb. Ciao Luciana, grazie per essere Ciao. Qui. Ciao, grazie a te Cecilia. Allora Luciana, insieme oggi parliamo di due aspetti che si collegano molto tra loro, forse c'è anche un overlapping, questo ce lo spiegherai tu, la digital reputation e il personal branding. Abbiamo anche un pochino tergiversato su quale terminologia utilizzare, a quale dare più importanza e alla fine abbiamo deciso digital reputation, però vedremo come si collega in maniera molto forte al personal branding e cercheremo di capire non solo che cos'è, perché di questo se ne parla molto, ma come farlo in termini concreti e in maniera efficace. Partiamo da un dato di fatto che mi ha colpito molto quando abbiamo chiacchierato per la prima volta, e cioè il fatto che, come tu dici, il mondo della comunicazione online e quello della comunicazione offline non sono più separati. Si tende, secondo me, a creare un po' dei compartimenti stagni, no? La tua attività è offline, la tua attività è online, ma in realtà ormai non possiamo più ignorare, no? Gli strumenti digitali. Quindi imparare a gestirli è cruciale e tu, alla luce di questo, hai coniato un termine che si chiama comunicazione on-life. Allora, grazie per avermi dato la responsabilità dell'averlo coniato, non è andata proprio così, diciamo okay. Che qualcuno l'ha coniato senza dubbio prima di me, ma è vero che lo ritengo esplicativo di come si è cambiata la comunicazione nel tempo. E lo dico perché io lavoro nel mondo delle telecomunicazioni da più di 20 anni, esattamente nell'epoca in cui le telecomunicazioni hanno cambiato anche il modo di comunicare delle persone. Faccio un esempio. Tanti anni fa la comunicazione era identificata quasi come un ruolo, un'area di un settore aziendale magari, comunque qualcuno che doveva occuparsi di una specifica capacità di comunicare, appunto. Oggi invece è molto cresciuta la consapevolezza che indipendentemente dal proprio background, dalla propria professione, dalla propria vita, la capacità di raccontare, di raccontarsi, di riuscire a condividere le cose che per noi sono importanti, è diventato appunto sempre più consapevole l'uso della comunicazione sia negli scambi quotidiani sia negli scambi professionali. E la digitalizzazione ha spinto e accelerato tutto questo. C'era un tempo in cui si diceva che si scriveva sempre meno, pensiamo a quanto scriviamo oggi anche solo via WhatsApp. Allora anche la diversità dei canali e la ricchezza dei mezzi ha comunque aggiunto e arricchito la comunicazione, nel bene e nel male a volte, ma sicuramente tutti ne facciamo un più largo uso. Perché on life? Perché, come anticipavi tu, virtuale e reale non sono più così distinti. Noi siamo davvero persone diverse quando siamo online e quando viviamo nella nostra vita reale? Se sì, forse abbiamo un problema. In realtà questo confine è diventato sempre più labile e sottile e quindi la comunicazione on-life è legato a ciò che emerge, che passa o che noi scegliamo di condividere indipendentemente dal canale o dall'occasione. Questo è bellissimo, tra l'altro mi ricorda, cioè mi fa pensare all'importanza dell'autenticità. Io credo che a volte sia difficile essere se stessi quando utilizziamo i canali digitali, perché ci creano una sorta di filtro, una sorta di schermo, ci danno la possibilità di indossare una maschera che si chiami Photoshop o che si chiami filtro di Instagram, è comunque una maschera, qualcosa che non risponde esattamente al vero. E credo che la sfida sia proprio quella di creare un personal branding che siamo noi, che rappresenta noi, e quindi il rappresentarci offline o online non dovrebbe avere non dovrebbe esserci insomma una differenza in questo senso, e credo che quindi essere chiari anche, poi forse ce lo dirai, rispetto ai valori che vogliamo comunicare, ai concetti che vogliamo trasmettere, a prescindere da quale canale utilizziamo, possa essere chiave anche per avere, utilizziamo il termine digital reputation, per affermare una reputazione solida e inattaccabile. Solida e inattaccabile, purché consapevole. Di nuovo la consapevolezza è una parola chiave.
Oggi più che mai nella storia dell'uomo noi siamo ciò che comunichiamo, perché abbiamo tanti mezzi per farlo, più occasioni e soprattutto abbiamo annullato le distanze. Allora, essere ciò che si comunica è una responsabilità se è fatto in modo consapevole. Se noi chiedessimo a tre persone diverse, che cosa riconoscono in noi come caratteristiche distintive? Tre persone che magari ci conoscono tramite occasioni e anche mezzi diversi, magari lo possiamo chiedere a chi ci ha conosciuto fin dalle elementari, a una persona che lavora vicino a noi e a chi invece è un nostro follower, che però magari non incontriamo nemmeno o incontriamo di rado. Ecco, se queste tre persone alla stessa domanda, cioè quali sono le caratteristiche identificative che vedono in noi, hanno perlomeno un fil rouge che li accomuna nelle risposte, allora questo vuol dire che la mia reputazione personale e digitale è coerente e questa è una forza. Perché digital reputation, appunto, non significa rifarsi l'immagine non solo con Photoshop, anche con Chiaro. le parole ad hoc. La digital reputation è funzionale ed efficace se è on life, cioè se è la stessa reputazione che noi riusciamo a emanare in qualche modo anche nella nostra vita più live, diciamo così. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, sostiene che la reputazione sia quello che dicono di noi quando usciamo dalla stanza. Ora, se parliamo a livello digitale, potremmo allora dire che la nostra digital reputation è ciò che esce fuori quando googliamo il nostro nome e cognome. Ecco, questo è un esercizio interessante che suggerisco a tutti di fare, indipendentemente dal nostro obiettivo, dalla nostra professione o personalità. Googlare il proprio nome e cognome o in modalità incognita o da un device che non è il nostro, perché altrimenti tirerebbe fuori ciò che già noi facciamo abitualmente su quel device. Ecco, googlare il nostro nome e cognome e verificare cosa emerge è un enorme esercizio di consapevolezza, appunto. Ci piace ciò che appare? È un contenuto o anche un'immagine, una foto che ancora ci assomiglia, con cui ancora ci identifichiamo. Ci piace che chi non ci conosca veda di noi quelle cose lì come prima cosa? Ci sembrano rispettose del nostro modo di essere? Se sì, ok. Se no, ecco, quello è il momento per cominciare a occuparsi della propria digital reputation e di fare magari delle scelte. Che cosa vedo quando Googlo il mio nome e cognome, emerge solo qualcosa di molto statico, una cronologia in stile curriculum vitae, o si capisce a cosa tengo, quali sono i miei interessi, oppure che obiettivo ho? Cioè lo sto cercando per fare un puro esercizio di stile o io in realtà sto cercando cosa si dice di me perché ho un'ambizione professionale, che io sia un freelance o una persona che lavora in azienda, ma comunque potrei volermi far conoscere come esperto in una certa materia. Questo si capisce? Come faccio a sembrare esperto in quella materia? E soprattutto, qual è l'identità che emerge? Perché che ci piaccia o no? Ciò che apparirà googlando nome e cognome e le foto che appariranno costruiranno un'immagine di noi e quindi gli altri ci attribuiranno un'identità in modo più o meno consapevole. La digital reputation e il personal branding fanno in modo che siamo noi a scegliere che tipo di identità vogliamo che compaia perché sia il più possibile rispettosa di noi stessi e coerente con il nostro modo di pensare, di essere, di vivere on life, non solo comunicare on life. Tra Si l'altro, capisce? assolutamente, ricordo una serie TV di cui non ricordo il nome, però c'era questa scena dove queste due ragazze parlano di come una di loro stia chattando con una potenziale, non lo so, nuova fiamma e non l'avrebbe ancora googolato, appunto. E l'altra ragazza si sconvolge, no? Per cui tutto l'episodio si ruota intorno a questa cosa. Lo googolo o non lo googolo per paura di quello che posso poi trovare. Ma è questa cosa che può apparire buffa, in realtà è la prima cosa che fanno le aziende quando ti assumono, probabilmente anche i clienti quando ti scelgono, a prescindere dal tipo di attività che tu hai o dal tipo di lavoro che stai facendo. Si può dire che è così ormai.
È sicuramente così e questo risponde anche a un'altra domanda che a volte viene fatta quando si parla di questi argomenti, e cioè, va bene, ma è possibile anche disinteressarsi di tutto questo? Ma se io non voglio stare sul web, oppure se io voglio starci ma solo con profili privati, posso farlo? Certo che sì. Il punto è una scelta consapevole? È un po' come dire, posso fare a meno di guardare la TV o potevo farne a meno negli anni 2000? Certo, come ora puoi fare a meno di essere per forza presente sui social. All'epoca però, se poi tutti parlavano dei Cesaroni o oggi tutti commentano la serie TV Chernobyl, non ti devi sentire tu l'escluso, devi essere consapevole che hai fatto una scelta diversa. È la stessa cosa anche per la propria presenza sul web. Posso anche non essere presente, posso decidere di comparire solo a livello privato, posso decidere di usare questi mezzi solo per conversazioni che non debbono per forza avere una natura pubblica. L'importante è che io lo decida. Non che semplicemente questo accada e poi però potrebbero esserci occasioni in cui sono io ad aver bisogno di quei mezzi, sono io ad aver bisogno che la mia reputazione sia il più possibile conforme alla mia professionalità, per esempio alle mie competenze, e scoprire che poi non è uno switch on-off. Cioè, se non ci ho lavorato prima, è difficile poi crearlo all'impronta, un personal branding efficace o se voglio risultare esperto e competente in una certa materia, è difficile che io riesca a raggiungere questo obiettivo dall'oggi al domani cominciando a postare all'impazzata. È una costruzione di sé, come nella vita, come sempre, e questa costruzione di sé posso scegliere di farla nella vita e sul web, con i vari mezzi a disposizione, quelli più consoni al mio obiettivo. Il punto è un obiettivo il mio? È una scelta la mia, che sia comparire o non comparire? O semplicemente attraverso tutto questo, senza una precisa riflessione? Oggi forse non ci possiamo più permettere di farlo senza riflettere, per i motivi che dicevi poco fa, perché comunque gli altri un'identità ce l'attribuiscono comunque, anche un'identità silente comunica. Per questo chiami il personal branding la moneta corrente. Sì, c'è qualcuno che dice che la reputazione è la moneta del presente perché questa è l'economia della reputation. D'altro canto, questo si capisce abbastanza se pensiamo al brand, alle grandi marche. Oggi la brand reputation è uno degli asset a cui le imprese, le aziende fanno molta attenzione. Allora, allo stesso modo, se la reputazione è importante per il marchio, per la marca, allo stesso modo è importante per la nostra vita, per esempio per quella professionale, che io sia un freelance o una persona che lavora in azienda. Allora, cominciamo ad addentrarci nella parte pratica di questo mondo. Quali sono, Luciana, le regole d'oro per cominciare a fare una comunicazione on-life efficace e che possa anche integrarsi con quella che è la nostra quotidianità? Perché no, ognuno di noi ha una vita molto impegnata, ognuno di noi ha un sacco di scadenze, di cose, per cui spesso cominciare a pensare, oddio, devo cominciare a pubblicare con costanza contenuti online, a meno che tu non lo faccia di lavoro e quindi sia parte integrante della tua quotidianità, può diventare un ostacolo, può diventare un timore. Cosa facciamo? Primo suggerimento pratico, scegliere bene cosa vogliamo condividere e cosa possiamo anche tenere per noi, in base non solo al nostro desiderio e al nostro obiettivo, questa è la riflessione che avevamo già deciso di cominciare a fare, ma una volta che abbiamo capito, in base ai miei obiettivi, in base alle mie scelte, cosa voglio condividere, devo pensare all'altro. Cioè, chi sono i miei interlocutori? Quale canale sto usando? E per quale motivo dovrebbero seguire proprio me? Non posto ciò che interessa solo me, posto ciò che è utile per quel network, il che vuol dire che potrei, per esempio, postare, se parliamo di appunto comunicazione sul web, anche contenuti diversi su canali diversi. Faccio un esempio molto pratico. Se scelgo di avere Facebook, come social media privato perché voglio interagire con i miei amici, con i miei parenti lontani in Australia,
probabilmente lì posterò una serie di contenuti molto diversa da quella che posto su LinkedIn, che è un social network professionale, o su Twitter, o ancora su Instagram. Per cui, innanzitutto, non riempire l'universo web dello stesso contenuto ripetuto su tutti i canali in maniera pedissequa e identica. Soprattutto capire chi sta cominciando a seguirmi su quale canale e che interesse lo ha portato a seguire me. E sfruttare quella corrente, cioè riuscire a interessare il mio network, i miei follower, se parliamo di web, con contenuti che non siano solo quelli che interessano me, ma evidentemente anche quelli che interessano loro. E se i contenuti sono gli stessi, a volte può essere il linguaggio, il tone of voice a cambiare. Posso scriverlo in una modalità o con un certo livello di approfondimento su LinkedIn, in un'altra modalità, con un altro tone of voice, con un altro livello di approfondimento su uno degli altri canali che scelgo. Posso decidere di parlare anche solo per immagini, a seconda che io sia effettivamente capace di usarle in modo congruente, in modo coerente ed efficace per il mio obiettivo e, ripeto, per l'interesse dei miei follower. Spostare l'attenzione da sé all'altro è una delle regole chiave della comunicazione in generale, da sempre, e non solo in quella on life, ed è ancora una regola d'oro, una vera golden rule. Per cui questo è sicuramente il primo asset: scegliere cosa, scegliere come, scegliere attraverso quale canale e avere l'occhio, l'attenzione puntata su chi leggerà, su chi si interesserà e su chi vogliamo anche noi interessare e colpire con i nostri argomenti. Questo a un livello, diciamo, un po' più professional e di personal branding. Poi ci sono, secondo me, potremmo fare una lista infinita di regole comunicative, però mi piacerebbe in questa intervista sottolinearne almeno tre che secondo me sono fondamentali. La prima, parto dalla A di ascolto, perché esattamente come nelle conversazioni quotidiane, anche nella comunicazione on life, l'ascolto è fondamentale. Stephen Covey l'aveva descritto molto bene con una frase che ritengo ancora è veramente efficace, diceva: la maggior parte di noi non ascolta per capire, perché ascoltiamo con l'intento di rispondere. Allora, è chiaro che se io ascolto con l'intento di rispondere, la mia attenzione si defocalizza, si deconcentra, la mia attenzione non è più sulle parole dell'altro, è su quelle che io intendo dire tra poco, appena lui smetterà di parlare. Ecco, da qui in poi la comunicazione si fa meno efficace. E sembra un paradosso oggi che viviamo in un mondo iperconnesso e con una serie di canali e di possibilità tecniche di interconnessione, ma questo sta accadendo sempre più anche nella comunicazione non verbale, non vis-à-vis, quella scritta, quella sul web, e c'è una continua interferenza, interruzione e una continua non attenzione all'ascolto dell'altro, che poi sia la lettura dell'altro, sì. È un po' la stessa cosa. È ciò che purtroppo accade ogni giorno nelle conversazioni quotidiane, ma anche in quelle online, succede negli show televisivi, nei talk show, succede nelle riunioni di lavoro. Ecco, questo confronto che si interrompe, perché anche la mia attenzione si interrompe e non ascolto più, è diventato ancora più frequente nella comunicazione on life ed è per questo che allora la nostra attenzione sempre di più deve ripartire dalla A di ascolto. Fantastico. Poi vorrei aggiungere qualcosa, ma voglio lasciarti finire le tre regole d'oro. Allora passo subito alla R di rispetto, perché una conversazione che sia live o online deve tener presente la possibilità anche di confrontarsi in maniera accesa, dura. Certo, ci si può contrapporre a un'idea, si può mettere in discussione l'opinione di un'altra persona, si può persino stroncare un punto di vista, ma non si può, non si deve stroncare una persona. Le persone vanno rispettate e Andrea Camilleri diceva: le parole sono pietre, e questo vuol dire che possono far male, ancor di più quando rimangono scritte ed esposte su un web che non cancella più nulla. Dunque il tema del rispetto è cruciale, è dall'inizio dei tempi
dell'uomo e non è cambiato nemmeno nella comunicazione on-life. E finisco con la S di silenzio, perché anche il silenzio comunica. E perché dunque occuparsi del proprio personal branding, della propria digital reputation, non significa avere un'opinione su tutto. Non significa dover per forza esporsi su qualunque argomento. Non significa passare da un canale all'altro pubblicando continuamente contenuti e comunicando continuamente. Ecco, la comunicazione on-life non va confusa con l'onnipresenza on-life. Guarda Luciana, bellissimi questi tre punti, tra l'altro molto diversi da quelli che ci si aspetterebbe, no? Nel senso che sembrano ovvi, in realtà ovvi non sono, e rappresentano le basi fondamentali, come dici tu, di qualunque tipologia di comunicazione, online o offline. E a mio avviso, se cominciati ad applicare, a partire da noi stessi, perché non è che possiamo cambiare gli altri e né dobbiamo cambiare gli altri, o meglio, dobbiamo semplicemente lavorare su noi stessi. Se cominciamo davvero ad applicarli alla nostra comunicazione, mi immagino anche la comunicazione familiare, certo, la comunicazione tra amici, quindi cominciare ad allenarsi nel piccolo e poi piano piano cominciare a capire se ci può essere un impatto anche macro. Una cosa che, a cui volevo ricollegarmi, l'onnipresenza, volevo collegarla anche al punto iniziale, prima delle tre regole d'oro che hai nominato, cioè il fatto di non cercare di essere in tutti i social sparando sulla massa con questo stesso identico contenuto across the board, no? Come se in maniera pedissequa, hai detto tu, e senza alcuna differenza. Credo sia Gary Vaynerchuk che in uno dei suoi libri sottolinea come ogni social network parli una lingua diversa. E questo è abbastanza intuitivo, no? Instagram parla attraverso le immagini, Twitter parla attraverso i chips, Facebook parla in maniera un pochino più variegata e trasversale. E tra l'altro audience diverse si trovano su social media diversi, quindi non è solo una questione di dove si trova la tua nicchia, no? Di solito si usa Instagram se si ha se si lavora in un settore molto image friendly, dove facciamo un sacco di foto, non so, il cibo mi viene in mente che è tipico di Instagram, ma in realtà dobbiamo anche scegliere il canale, a mio avviso, che ci parla di più senza pretendere di essere ovunque, sapendo che quando scegliamo i nostri canali può essere che ci stiamo rivolgendo a persone diverse, anche se possono essere tutte interessate, perché magari ho fatto una mia analisi preliminare, a quello che sto proponendo. Io noto una differenza fondamentale, abissale, che credo sia di generazione, tra la tipologia di commenti che ricevo su Instagram e la tipologia di commenti che ricevo su Facebook. Alcuni post particolarmente legati a tematiche che sono sicuramente più in linea con la mia generazione, ricevono molto più riscontro su Instagram. Alcuni post che magari, non lo so, sono dei pensieri un pochino più profondi che ogni tanto mi vengono e che decido di condividere, ricevono maggior riscontro su Facebook. E la sensazione è che a volte le persone si perdano nella tecnicità della cosa. Ah, non funziona, l'algoritmo non funziona, le persone non mi seguono. Sicuramente è una parte di verità, però credo che l'invito importante sia quello di nuovo cominciare a pensare, qui mi collego all'ascolto, a quello che stiamo facendo e perché lo stiamo facendo e per chi lo stiamo facendo. Quindi sono tre le persone che mi hanno commentato, rispondiamo a quelle tre persone che mi hanno commentato, che si sono presi la briga di leggermi e di ascoltarmi, e ascoltiamo loro, invece di lamentarci e dire vabbè non rispondo nemmeno perché io ne vorrei 300 di commenti. Sto parlando in maniera molto spiccia, però credo siano proprio le cose superficiali, no? che un pochino avvengono nella dinamica digitale. È esattamente questo, e ricordiamoci che le cose superficiali che avvengono nelle dinamiche comunicative sono lo specchio di ciò che è più in profondità. Allora, se noi abbiamo l'obiettivo di migliorare la nostra comunicazione on-life, quello che hai detto è un punto essenziale. C'è in gergo una technicality che spesso usiamo, e noi diciamo che bisogna reader focused writing, cioè bisogna scrivere focalizzati su chi ti leggerà. È un po' il discorso dell'ascolto che facevamo prima, è un po' l'esempio che riportavi tu. Io non posso aspettarmi dal web e dai miei sforzi un certo obiettivo per il fatto che io abbia fatto lo sforzo, per il fatto che io abbia aperto un blog, per il fatto che io abbia postato quel contenuto. Io devo
osservare, ascoltare, quindi in questo caso leggere il web in tutte le sue dinamiche più superficiali e più profonde, e capire sempre meglio che cosa e attraverso quale canale e attraverso quale modalità di linguaggio o anche di livello di profondità posso riuscire a veicolare a quelle persone che sono interessate o che io voglio interessare e fare degli opportuni anche cambi di rotta o di attenzione. Sicuramente però il reader focused writing insegna a focalizzarsi sull'interlocutore, che di nuovo è una delle regole chiave da sempre di qualunque modalità comunicativa. E volevo anche aggiungere una cosa sul rispetto, perché mi vengono in mente le obiezioni, no? Nel senso che sono venute anche a me mentre parlavi, e ho pensato, beh, se però parliamo di rispetto, sul web ce n'è davvero poco, quindi se qualcuno mi manca di rispetto, a me viene subito voglia di reagire. Quindi, visto che non possiamo appunto aspettarci il rispetto da qualcuno che non controlliamo perché non siamo noi, cominciamo da noi stessi e magari cominciamo a reagire, ma non a reagire, ma a riflettere prima di rispondere, e anche se qualcuno ci attacca, sapendo che a volte viene fatto semplicemente perché c'è un filtro che lo rende anonimo, proviamo magari, ecco, a smorzare la situazione invece che ad alimentarla. E può essere che riusciamo, no, a creare un clima di rispetto un po' maggiore. Sono d'accordo, anche quella è una scelta da fare, e bisogna almeno provarci, come dici tu. Si può tentare di smorzare i toni e vedere l'effetto che suscita. Può accadere nulla, può accadere che la persona continui, come si dice in gergo, a trollare e quindi a continuare ad aggredire ancora di più e si può quindi poi affinare la scelta, però non provarci nemmeno non ci aiuta perché la comunicazione on life è quella più diffusa oramai. Questo vuol dire che se noi leggiamo qualcosa che non condividiamo, ma sul quale qualcuno troppo aggressivo ha già espresso il suo pensiero e quindi noi non proviamo nemmeno a ribattere, è comunque un'occasione persa per far cambiare idea a tutte quelle persone che leggono entrambe o potrebbero leggere entrambe le opinioni, entrambi i punti di vista e costruirsene un proprio punto di vista, una propria opinione, corroborata non solo da quelli aggressivi, che appunto protetti dal filtro si sentono potenti e nella loro aggressività, ma riuscire a condividere una comunicazione on life più ampia, più rispettosa e a fare di tutti, non solo dei comunicatori di professione. Quindi è corretto provarci. Aggiungo un'altra considerazione a quelle che hai fatto tu, anche da un punto di vista molto professionale. C'è qualcuno che dice, vabbè, ci ho provato, ho usato LinkedIn, non mi ha chiamato nessuno, quindi evidentemente non funziona. Ecco, in realtà, prima di ricevere, bisogna dare. Che cosa vuol dire? Che nessun canale, che sia LinkedIn o che siano altri, così come non succede nella vita, nessuno ti darà se tu non hai mai dato niente. Nello stesso modo in cui più rispetto porterai agli altri, più il rispecchiamento di quel rispetto ti tornerà indietro, così usare i social network sempre come dei lurker, no? Cioè coloro che guardano ma non interagiscono, non intervengono, non fanno nemmeno un like, ma intanto leggono tutto e poi magari sparlano anche dei contenuti. Si può fare, certo, ma se faccio solo questo e quindi sono presente ad esempio su LinkedIn, ma in modalità del tutto statica e silente, e mi lamento che nessuno mi chiami, ma perché dovrebbero chiamarmi? Non sanno niente di me a parte un curriculum statico. In realtà io devo usare questi mezzi riuscendo a dare un po' di me. Allora gli altri in cambio daranno attenzione, punti di vista, insomma, scegliere di esserci al 100%, che non vuol dire postare continuamente, può voler dire anche ricondividere un contenuto secondo noi interessante per noi e per le persone che vorremmo ci chiamassero, perché allora comincia un'interazione che Uno può scambio. diventare un canale, di ricchezza, di scambi. Luciana, tu sei una manager della comunicazione interna. Sì. Allora, spiegaci in breve che cosa significa e quali sono le skills comunicative che hai sviluppato e che ritieni siano importanti anche per chi ci ascolta, a prescindere dal ruolo che sta svolgendo in questo momento.
Beh, il mio target privilegiato in qualità di comunicazione interna sono evidentemente i miei colleghi, quindi le persone che vivono nella mia stessa organizzazione. Oggi più che mai all'interno della comunicazione interna ci sono tre C che la fanno per la maggiore, che sono le stesse C del community manager di qualunque comunità, anche di quelle esterne, cioè le tre C di chi coinvolge, di chi sicuramente comunica, ma soprattutto cura, cioè ha cura e ha attenzione per le esigenze dell'altro. Quando prima parlavamo di reader focused writing, di avere rispetto e attenzione per ciò che può servire all'altro, ecco, questo è assolutamente fondante per la comunicazione interna, perché dovrebbero leggere o comunque interagire con i vari canali di comunicazione che mettiamo in campo all'interno di un'organizzazione, solo se c'è un vantaggio anche per loro. Non è che lo fanno perché hanno rispetto di una funzione. Allora, per fare questo, se da un lato si esercitano le capacità anche tipiche di un copywriter e quindi le capacità di scrittura, sono sempre più importanti anche quelle di digital PR, perché nel tempo, così come nella comunicazione on-life, anche il sottile confine tra comunicazione interna e esterna è sempre più labile. Oggi sempre più i dipendenti di un'azienda sono il media più credibile di un'azienda e quindi raccontano di sé e del lavoro che fanno all'esterno, e questo è un sottile confine di come io racconto dentro le nostre strategie, la nostra visione di come le possiamo creare insieme ai nostri colleghi e di come quindi i colleghi poi le potranno riversare anche verso l'esterno. Per cui l'attenzione è a tutti i canali della corporate culture che sono interni e a volte esterni, ma che di nuovo si fondano su tutte queste golden rules che abbiamo tirato fuori durante questa intervista, perché dall'ascolto al rispetto, alla capacità anche di scegliere di stare in silenzio su alcune cose, sicuramente tutte queste cose fanno parte integrante di questo ruolo. Quindi possiamo dire che dalle skills si arriva anche ad un cambiamento di mindset che dobbiamo un po' tutti abbracciare, o che forse dobbiamo partire da un cambiamento di mindset per poi sviluppare queste skills. Sì, un cambiamento di mindset, secondo me, utile all'era della comunicazione on-life è quello dell'attitudine a condividere ciò che è utile per il proprio network. Questo non vuol dire necessariamente condividere la foto di ciò che ho fatto ieri sera nelle storie di Instagram, può voler dire anche questo se ne ho voglia, ma l'attitudine a condividere significa allenare e sfruttare le nuove possibilità che il mondo ci mette a disposizione. Perché farlo? Perché la condivisione arricchisce anche te. È un po' il discorso che facevamo prima: se voglio che gli altri mi diano qualcosa, io devo dare qualcosa. Se io sono solo quello che guarda e in qualche modo lucro, tra virgolette, sulla condivisione degli altri, o mi diverto con la condivisione degli altri, ma da me non si saprà mai nulla. Ecco quanto questo è in linea con il mondo che cambia, e soprattutto in questo mondo che cambia. Sapere utilizzare questi mezzi di comunicazione governandoli, cioè non sono loro che devono governare noi, sono io che devo scegliere cosa fare, quale usare, con quale obiettivo. Se io questa cosa la governo, appaio sicuramente una persona up to date, no? Cioè comunque capace di stare nella propria era. Ciò può contrastare anche l'antipatico fenomeno dell'aging: ci sono troppo spesso troppe convinzioni limitanti rispetto a chi ha superato una certa età e alla sua capacità di adattarsi al cambiamento. In parte può essere vero, in parte spetta a noi far capire che siamo capaci di adattarsi al cambiamento. Io ho più di 50 anni e mi riconosco moltissimo in una definizione che ha coniato un'imprenditrice digitale, Gina Pell, che dice che esistono i perennial. Ecco, io mi considero over 50, ma perennial, per dirla con le sue parole, che leggo, persone curiose di tutte le età che sono consapevoli di cosa sta accadendo nel mondo, sono al passo con la tecnologia e hanno amici di ogni età. Ecco, questo mindset perennial, al di là della definizione singola, è un mindset, è un approccio che deve in
qualche modo guidare le nostre riflessioni. Dopodiché, una volta che io ho riflettuto, posso anche scegliere di non stare al passo coi tempi, posso scegliere di non stare su alcuni canali social, posso scegliere di non guardare la serie che va per la maggiore in questo momento, ma lo faccio in maniera consapevole. E questo fa la differenza. Un mindset di capacità di adattarsi a un cambiamento che oggi è sempre di più un'onda e non un periodo. Se un'onda la cavalco, riesco a sostenerla, altrimenti mi cadrà addosso. Se mi sento un pochino a disagio a condividere troppe cose, no? Ho paura di essere esposto un pochino troppo, quindi ho la voglia di condividere, ma sono frenato proprio perché magari sono introverso di natura, quindi anche nella mia vita offline sono una persona abbastanza riservata. Che suggerimenti hai? Beh, intanto una rassicurazione. Si ha il pieno diritto di non voler condividere per forza e magari troppo. L'importante, come dicevo poco fa, è che sia una scelta. Si può cominciare con modalità molto più coerenti col proprio modo di sentire. Se ho un interesse specifico, che sia la maratona o un iper technicality di nuova generazione, potrei comunque cominciare a capire cosa si dice nei forum o nei luoghi più o meno fisici che si legano a quegli interessi, e posso fare la scelta di comparire solo in alcune modalità, solo in alcune occasioni, solo in alcuni canali. Posso fare anche la scelta di non esserci. L'importante è che io ce l'abbia come consapevole modalità di vita attuale. Assolutamente. Luciana, un consiglio per cominciare a curare la nostra digital reputation o il nostro personal branding professionale? Secondo me la cosa da cui partire, che va benissimo anche per chi non vuole stare da nessuna parte, è un esercizio inventato da Adam Leipzig, che consiste semplicemente nel rispondere a 5 domande, anche di getto, anche così in prima battuta, anche in velocità. Domande che apparentemente potrebbero presentare, come dire, riflessioni iperfilosofiche, ma che in realtà possono permetterci, concentrandoci anche in pochi minuti, di tirare fuori l'essenza. Te le elenco. Prima domanda: chi sei? Seconda domanda: cosa ami fare? Quali sono le tue passioni? Cosa ti riesce bene? Ok? Cosa fai magari per lavoro? Quindi dentro cosa ami fare c'è la parte professionale, c'è sicuramente anche quella personale, a seconda di qual è il livello a cui sto rispondendo a queste domande. Solo a questo punto passiamo alle ultime tre domande. La terza: per chi lo fai? Quindi le cose che fai, le cose che ami fare a livello professionale, a chi sono rivolte, a chi si rivolgono? Cosa desiderano, di cosa hanno bisogno queste persone? Cioè le persone per cui lo fai, che desideri hanno, che bisogni, che esigenze hanno? E poi l'ultima, la quinta, apparentemente la più disruptive e filosofeggiante, che dice: come cambiano o si trasformano queste persone grazie a ciò che fai? Spesso di fronte a questa domanda qualcuno pensa: beh, vabbè, cioè, cosa vuoi che si trasformi per il solo fatto che io so fare una certa cosa o faccio un certo lavoro? Allora, che noi si sia alla cassa di un supermercato o in una gelateria o un trainer in una palestra, o che noi siamo l'amministratore delegato della più grande compagnia digitale del pianeta, in realtà dalle cose più piccole a quelle più grandi che noi esercitiamo quotidianamente per lavoro o per passione, se sono rivolte a qualcuno, fanno la differenza per quel qualcuno. È che noi non ci soffermiamo mai a pensarlo. Che differenza farà per qualcuno ascoltare i tuoi podcast, Cecilia? Tanta, poca, non è importante quanto, è
in che modo potrebbe trasformare la vita di queste persone, grazie al fatto che in qualche modo va incontro ai loro bisogni, ai loro desideri, alle loro esigenze, perché quello che fai lo fai per loro. Ecco, se riguardiamo queste domande, solo le prime due riguardano noi stessi, cioè chi sei e cosa ami fare, e tutte le altre tre sono spostate sull'altro. Questo in parte perché è in coerenza con quello che abbiamo detto finora, da ascolto a rispetto, in parte perché, non solo a mio avviso evidentemente, ma il senso più profondo del lavorare è aiutare gli altri, farlo per gli altri. Bellissimo, io sono senza parole. È stata una chiacchierata così bella che andrei avanti all'infinito se ne avessimo la possibilità. E voglio farti un'ultima domanda di rito, ma prima voglio ricordare alle ragazze che sono in ascolto che tutti questi preziosissimi punti, sottolineo preziosissimi punti, saranno anche suddivisi minuto per minuto nella pagina web dedicata a questo episodio. Sapete che potete ascoltare o guardare la puntata e sapete che trovate tutte le puntate al link bit-academy.it/podcast. Mi raccomando, perché sono punti così pratici e così secondo io questo esercizio lo farò adesso, te lo dico, dopo pranzo farò questo esercizio perché mi ha colpito moltissimo ed è effettivamente qualcosa che magari uno pensa di sapere. Io dico, vabbè, le risposte le so, ma non mi sono mai effettivamente soffermata a mettere nero su bianco e a rifletterci. Quindi grazie, grazie, grazie Luciana, è stato bellissimo. Un saluto e un abbraccio a te e a tutte le ragazze in ascolto. Grazie a te. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.